Resistance è una performance che contiene 10 micro performance al suo interno che vanno a tessere un'unica drammaturgia grazie alla regia e alla supervisione artistica di Anna Doradorno, regista di Instabili Vacanti. Distanze diverse che si raccontano per trovare un punto a metà in comune, forse per danzare per un attimo su quella linea di confine che molto spesso e sempre più spesso ci separa. Sono distanze, storie che arrivano dal Venezuela, che arrivano dalla danza tradizionale, folclorica e dal canto del Nagaland, stato a nord-est dell'India caratterizzato da una società ancora tribale, che arrivano dagli Stati Uniti, dalla ricerca sulla danza e sul movimento, che arrivano dall'Italia grazie all'apporto di giovani coreografi e danzatori selezionati nel progetto Beyond Borders. Tutto questo va a intessere un dialogo interculturale, chiaramente, interdisciplinare e, se vogliamo, anche intergenerazionale. Siamo qui al Teatro Laura Betti di Casalecchio per preparare questa performance che avverrà appunto il 31 di maggio. Ed è interessante come ognuno di noi, quindi ognuno degli artisti che si è approcciato al progetto, abbia portato una propria visione di che cosa è per lui confine, di che cosa è per lui distanza. E io nel mio piccolo sono partita da ciò che per me significa distanza e quindi ho lavorato su quel confine che in realtà mi permette di vedere l'altro. E quindi è stato interessante poter approcciarsi ad altre interpretazioni di distanza, anche molto più drammatiche, e riuscire a vedere come dalle piccole performance autonome e univoche si potesse in qualche modo invece creare una performance che è collettiva, ma allo stesso tempo non riduca, diciamo, l'unicità di ogni persona che interagisce in questo progetto. Il concetto di confine che stiamo indagando all'interno di questo progetto, che è andato cambiando in questi ultimi anni, sia per gli sconvolgimenti legati alla pandemia, ma anche per il clima di guerra, per cui il concetto di confine mai come ora è attuale e noi cerchiamo come artisti di trovare anche nuove strategie per superare attraverso l'arte i confini che percepiamo. Come parte del testo dello spettacolo Confini dice: il mio obiettivo, il vero senso della mia esistenza come saltatore di muri non è arrivare dall'altra parte del muro, superare un confine, ma sfidarlo costantemente ogni giorno. Per questo continuo ad allenarmi, per questo noi continuiamo a creare queste occasioni per fare teatro insieme ad artisti italiani e internazionali. La distanza.